Ciao! Questo video nasce da una continua necessità da parte vostra di avere una soluzione a un problema che sembra comunissimo, ovvero il vostro iPhone improvvisamente ha il volume basso della suoneria, quindi vi stanno chiamando e sentite davvero poco. Oppure, peggio ancora, qualcuno vi sta chiamando, rispondete e sentite davvero lontano. Quindi cosa può essere successo? Quali sono i motivi che stanno portando a queste problematiche? Voglio subito dire che, come ben sapete, non sono un tipo che fa tanti giri di parole solo per acchiappare views o per allungare il brodo. Quindi vi dico da subito che il 90% delle volte che capita questo non è un vero e proprio problema, solitamente è un po' sporco, vi faccio vedere adesso come pulire. Altre volte invece è capace che purtroppo a seguito di una caduta, un urto, insomma, un danno c'è stato e quindi bisogna ricorrere all'assistenza per sostituire, non so, il microfono, la cassa speaker. Può succedere. Così come può succedere, visto il periodo, che magari siete andati al mare, l'avete immersa in acqua salata, non dovevate farlo e quindi adesso c'è un po' di sale all'interno. Insomma, esamineremo tutto e vi darò anche un consiglio su come aumentare, se volete, appunto le frequenze audio e quindi il volume della suoneria. Allora, la prima cosa che voglio fare è partire con un video che ho già registrato qualche tempo fa, perché parla di un kit per la pulizia di iPhone. Questo kit è fondamentale perché vi dà tutti gli strumenti che vi servono per andare a pulire il vostro iPhone, perché infatti la prima cosa da controllare è se il vostro iPhone è appunto sporco. Vi lascio al video e poi ci ritroviamo qui. Il vostro iPhone è diventato super sporco? Soprattutto dove sono le fotocamere? O magari il microfono e il cassa speaker sono veramente messi male? Ora vi mostro come risolvere. Questo che state vedendo è un kit che ho acquistato da Amazon, veramente completo. Molto utile soprattutto quando si va ad annidare la polvere intorno alla fotocamera del vostro iPhone. O peggio ancora, se il volume della suoneria del vostro iPhone sembra basso, beh, forse è ora di pulire i vostri speaker. Qualcuno consiglia anche cotton fioc o utilizzare stuzzicadenti? Beh, io ve lo sconsiglio perché se non siete molto pratici rischiate di rovinare tutto, quindi acquistate un kit del genere e risolvete il problema. Ah, se vi serve poi il link, basta chiedere. Ok, una volta avete acquistato il kit, ragazzi, la prima cosa da fare, togliete la cover al vostro iPhone e mi raccomando, se il problema è che sentite poco l'audio quando magari producete musica, vi stanno chiamando, quello che dovete controllare è questa, la cassa che trovate in basso. Mi raccomando, non sono tutte e due casse, perché qualcuno mi scrive, ma come da un'altra parte l'audio non esce? No, ragazzi, uno è il microfono, di solito questo è più piccolino, l'altro è appunto lo speaker audio, quindi dovete controllare lo speaker audio. E la prima cosa da controllare, date un'occhiata, magari con una bella luce, per vedere meglio, se ci sono magari delle ostruzioni, qualcosa che impedisce a iPhone di riprodurre in modo pulito il suono. Anche se magari non siete andati al mare, state molto attenti, comunque averlo in tasca, nella borsa, la polvere può sempre insidiarsi in queste fessure, quindi prendete il vostro bel kit e iniziate a pulire. Nel kit troverete questa che può essere utile per soffiare, quindi magari se non ci sono danni, come posso dire, che sono rimasti nel tempo, quindi non ci sono granelli di sabbia, qualcosa che è rimasto veramente attaccato, già con una piccola pressione di questo mini compressore dovrebbe uscire un bel po' di schifezza. Se la situazione è migliorata, allora proseguite. Questo che troverete sempre nel kit può essere molto molto utile per andare nelle fessure e delicatamente magari provate a girare e a tirare fuori un po' di schifezza. Anche nel mio caso, guardate, sta uscendo un bel po' di roba, vi faccio vedere, magari non so se si vede, qualche granellino già è uscito, quindi andate con delicatezza a effettuare questa operazione, poi naturalmente riprendete il vostro bel soffione, soffiate per cacciare fuori il tutto. E non è ancora finita, perché sempre in confezione troverete queste due spazzole. Questa è più morbida, quindi magari se non volete esagerare e avete già tolto un bel po' di schifezza, usate questa più morbida per pulire, oppure se volete questa qui un po' più ruvida per magari arrivare fino in fondo se non riuscite a pulire veramente bene. Quindi dopo aver fatto questa pulizia, dopo aver diciamo pulito, vi annoterete, ecco qui, guardate, la cassa è veramente pulita, si vede all'interno, e la stessa operazione la dovete ripetere se il problema invece è nella capsula audio superiore, ovvero quando state al telefono. Quindi se non sentite bene, guardate che nella parte in alto, per capirci dove c'è il notch, se avete un iPhone con il notch, questa in alto
va pulita sempre con lo stesso procedimento. Siate delicati, mi raccomando, delicatamente, ecco qui, andiamo a pulire, guardate, già si vede qualche granellino che è fuoriuscito anche qua su, quindi un bel po' di schifezza, scusate, già c'era. Stesso discorso e stessa cosa, pennellino, e voilà, già che ci sono, do anche una spennellata alla fotocamera e ci siamo. Bene ragazzi, fatto questo fate un test, magari riproducete una canzone, un video, eccetera, e vedete come sentite l'audio. Fatevi chiamare e fate una prova anche per quanto riguarda appunto il vostro microfono e il vostro speaker. Quindi pulite sempre tutto, quindi anche se dall'altra parte si sentono bassi, provate anche a pulire il microfono, la procedura ormai l'avete capita. Adesso vi do un trucchetto per aumentare un po' il volume, un trucchetto che ho utilizzato già tanto tempo fa, ve l'ho fatto vedere, però vi rinfresco la memoria e ve lo lascio qui. Se il volume della tua suoneria dell'iPhone è troppo basso o lo speaker audio lo senti troppo basso, con questo trucchetto migliorerai la situazione. Semplicemente basta andare nelle impostazioni del tuo iPhone, scorri fino a trovare la voce musica, entra, adesso vai su EQ, scorri e seleziona notte profonda. Prova adesso a riprodurre una suoneria oppure una canzone con il tuo iPhone. Noterai una grande differenza. Cosa succede se però, nonostante ciò, continuate ad avere problemi audio? Beh, se il problema è serio, è vero, dovete rivolgervi ad un centro di assistenza. Meglio se è un centro Apple. Lì faranno dei test, magari la puliranno, o meglio puliranno i vostri speaker, il vostro microfono in modo molto più approfondito, e se il problema era veramente la sporcizia che era difficile da rimuovere, allora si risolverete in un battibaleno. Altrimenti, se purtroppo, come vi dicevo anche all'inizio del video, è caduto, avete subito un danno, c'è bisogno per forza di cose di sostituire le componenti. Fondamentalmente non c'è altro da dire, perché online troverete di tutto, super trucchi, super cose per poter aumentare audio, eccetera. No, ragazzi, tutto quello che si può fare è questo che vi ho mostrato. Il resto sono veramente stupidaggini. Anche il trucco che vi ho fatto vedere di aumentare il volume, alla fine è un trucchetto che va a modificare un po' l'equalizzatore di base per quanto riguarda la musica. Quindi non è un vero e proprio modo per aumentare il volume. E enfatizza solo alcuni toni. Però ripeto, sono convinto che il 90% dei casi il problema si risolve davvero pulendo bene il vostro iPhone. Quindi io non ho altro da dire. Se avete ancora dubbi, domande, volete chiedermi qualcosa, lasciate un commentino qui sotto e io vi risponderò. Noi ci vediamo al prossimo video.